Ok ragazzi, oggi per questo video vi devo fare una domanda che dopo probabilmente avrete anche la risposta, e questo video forse vi servirà. Non so perché sembra che io abbia il rossetto. Comunque non ce l'ho. Allora, mi chiedo, come faccio ad avere un video di 30 minuti registrato a 720p, c'è la coda del mio cane dietro. Vabbè, registrato a 720p, che prima pesa, no, così, prima pesa 4 giga e dopo arriva a pesare 1 giga e poco più. Come cazzo si fa? Vabbè, adesso tutto nel video, ascoltate, Bella a tutti ragazzi, qui Borti. Oggi praticamente è il giorno nella quale ho caricato il video su GTA Online dei Big Money Glitch dopo la patch 1.5. Qua devo mettere un'altra delle robe. Oggi è un piccolo tutorial su come, diciamo, diminuire il peso di un video. Come, aspetta, adesso vi faccio vedere. Questo mi serve per farlo vedere. Allora, questi qua, questo è il video che ho caricato. Questo qua è quello che dopo averlo registrato e tutto con Sony Vegas editato. Questo qui, come potete vedere qui, aspettate, ci faccio vedere meglio, dire buono, la proprietà, come potete vedere qui pesa 4 giga e 15, che era veramente troppo. Allora io vi faccio vedere come fare arrivare lo stesso video con la stessa qualità a 1 giga e 0,2, praticamente un quarto di quello che pesava prima, con la stessa qualità. Lo so, non è una buona qualità come al solito, però vabbè. Allora, intanto, il programma che useremo oggi è questo, Format Factory. A noi sarà semplicissimo. Questo è il video, cioè la schermata come si chiama, del programma, molto semplice. Poi in descrizione vi lascerò il link di dove scaricarlo, di Subtonic. È gratuito, quindi non dovete craccarlo o nient'altro. Allora, praticamente per avere la massima qualità io faccio MP4, poi dopo che prendo il video, in questo caso facciamo questo giusto per farvi vedere. Anzi, aspetta, non è troppo lungo, ci mettiamo 3 ore e mezza. Non so, vediamo. Ma sì, dai, lo trascinate qui dentro. Poi fate impostazione destinazione, poi mettete AVC 720p, qui poi flusso video, qua su questo mettete, vabbè, potete lasciare così, bitrate dovete mettere 5000, così si vedrà anche un po' meglio, poi FPS mettete 30 o 29,97, meglio 30 se fare al mio. Poi il resto basta così. Poi fate ok. E ora vi basterà cliccare sul via e aspettare la fine. A posto, è finito. Questo qua praticamente qui vi metterà tutto qua. È praticamente un modo facilissimo per diminuire le dimensioni di un video. Diciamo che questo programma è molto semplice, potete farlo con qualsiasi video. Poi, non so come altro dirvi. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia aiutato in qualche modo
per diminuire il peso dei video, soprattutto per caricarlo su YouTube, perché questo qua pesava già 1 giga e 2 ed era tanto, ci ho messo, vediamo, 5 ore a caricarlo circa, ed era, però erano 29 minuti di video, cioè non per dire, ma cazzo, e funziona felice, quindi voglio tantissimi like come al solito. E aspettate, ok, secondo. Allora, un attimo solo, eh. Ok, eccomi tornato, ho avuto un attimo un problema. E vabbè, questo è video praticamente. Voglio like per questo e per quello vecchio. Vabbè, poi qui, semplicissimo, basta che cliccate qui, download gratis, partirà la nuova schermata. Vi scaricherà un pacchetto, vediamo se ce l'ho qua. Download. Softonic Downloader, e praticamente vi scaricherete il file in modo semplicissimo. Poi partirà l'installazione, lasciate fare, andate avanti, accettate, eccetera, eccetera, e a posto. Direi che per questo video è tutto. Ci vediamo alla prossima. Voglio tanti like, tanti, 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 e basta. Bella.